Passeggiando, è ovvio che mi incuriosisce andare a vedere Gabriele che cosa sta manipolando, anzi che cosa sta facendo manipolare alla macchina, e mi incuriosisce questo nome Kurtos, che mi si dice essere un dolce ungherese. Sì, infatti è un dolce tipico ungherese. E si pronuncia, scusa? Kurtos. Kurtos. Sì. E tu come sei venuto a conoscenza di questo dolce ungherese? Sembra una cosa da un viaggio in Romania, non in Ungheria, perché viene fatto anche in Romania. Sì, scusami, ma devo staccare. Sì, qua. Sì. L'hai assaggiato lì, te ne sei innamorato ovviamente di questa possibilità di portare poi questo dolce anche dalle nostre parti, e quindi eccoti qui a Gaeta con il tuo Kurtos, che possiamo anche vedere poi anche preparato. Già preparato. Ma no! L'impasto lo faccio a forno, viene cotto a forno, poi noi l'abbiamo, diciamo, italianizzato. Ah, ecco, quindi ci hai messo il tuo, diciamo, della nostra Italia, quindi andando a colorarlo. No, diciamo che i colori, questi sono, usano farli pure lì, metterci mandorle, magari là usano molto le noci, cose che noi non usiamo. Lo facciamo con cocco, mandorle, quello che più o meno, quello che abbiamo cambiato, abbiamo aggiunto è la Nutella. Noi lo facciamo ripieno di Nutella. È una bomba bellissima, ma no, cosa. Ma per carità, è una cosa giusta. No, ma non per dire che è una bomba nel senso di bontà, di una cosa buonissima, ecco, non nel senso di ipercalorici. Diciamo che sostituisce una cena vera e propria. A uno che si accontenta, ovviamente. Una bella cena ungherese. Senti, Kurtos, veramente incredibile. E voi dove vi trovate? Ovviamente qui a Gaeta, ma partecipate sempre a fiere oppure avete anche una vostra sede? Dove? Abbiamo una sede, abbiamo una gelateria a Nocera Inferiore, però lì è solo gelato, non facciamo il Kurtos. E Kurtos lo portate in giro? Il Kurtos lo portiamo in giro così per le varie manifestazioni. E immagino che ci sia anche molta curiosità, perché è un dolce che non conosciamo, quindi in tanti ovviamente si avvicinano anche per curiosità. Guarda, ti sembrerà strana, ma in tanti lo conoscono perché lo fanno un po' in tutta l'Europa dell'Est, Polonia, Ungheria. Siccome la gente, gli italiani viaggiano, l'hanno già mangiato in Ungheria, in tanti l'hanno mangiato a Praga. Ah, cioè, complimenti. Da quanto tempo si è dedicato al Kurtos? Da quando è stato il viaggio in Romania? Quanto tempo fa è successo? Il viaggio è stato quest'inverno. Mentre noi mi sono attrezzato qua a inizio estate. Complimenti, veramente complimenti, perché normalmente troviamo sempre i soliti dolci, invece questa è una caratteristica, sì, che è molto ma molto interessante. Complimenti, Kurtos, grazie. Nocera, Nocera Inferiore.